Buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati. Eccoci nuovamente qui con un nuovo video tutorial. Visto il mio trucco e parrucco, insomma, avrete capito che partono i tutorial di Halloween. Come avevo detto appunto nello scorso video, da qui fino al 31 il tema sarà Halloween. Cosa andiamo a realizzare quindi come primo tutorial di quest'anno? Andiamo a realizzare questa collana qui che deve simulare un taglio al collo dalla quale esce appunto del sangue e altro non è che fatto con delle perline. Quindi non mi resta altro che lasciarvi al tutorial, ma come sempre dubbi, domande, richieste, qualsiasi cosa potete scrivermi qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Se il video vi piace, mi raccomando, tanti pollicini all'insù, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non perderete nessuna mia news. Io vi lascio, ciao e alla prossima, e Happy Halloween a tutti, ciao! Ciao, inizio subito con l'elenco del materiale. Ci servirà, questo è opzionale, un metro di quelli morbidi per andare a misurare il nostro collo per la realizzazione della collana. Ovviamente se non l'avete a disposizione non è fondamentale. Poi servirà del filo di nylon, io come al solito uso questo Illusion Cord da 0,25 mm. Se voi non lo avete non importa, basta comunque che abbiate del filo di nylon, l'importante è che sia resistente e che sia trasparente. Poi servirà un altro filo, in questo caso qui del filo di rame, questo è color silver da 0,20 mm ed è quello usato per la tecnica wire. Poi servirà una chiusura, le solite chiusure che uso io, spero che si riescano a vedere, ma serviranno degli schiaccini, questi sono da 1 mm, ne serviranno 4. Poi serviranno le perline, il colore dominante ovviamente come potete vedere è il rosso, serviranno alcune a forma di goccia, così, e queste sono di misura 13x6 mm. Poi basterebbero anche solo questi cipollotti qui che sono di misura 3x4 mm, io però voglio anche usare questi visto che li ho, che sono i Bicono Swarovski della misura di 4 mm, e poi serviranno le varie pinze e una forbice. Per prima cosa andiamo a misurare il nostro collo e una volta misurato andiamo a ritagliare la misura esatta del nostro filo. Una volta che abbiamo appunto tagliato il nostro filo, andiamo a inserire un primo schiaccino e poi subito andiamo a inserire la nostra chiusura. Andiamo quindi a rigirare su se stesso il filo, lo facciamo passare dentro. Ci avviciniamo, ok, e adesso con la pinza andiamo a chiudere schiacciando bene e andiamo a bloccare il nostro schiaccino in questo modo qui. Ok, adesso abbiamo fatto appunto la chiusura, adesso andiamo a inserire l'altro schiaccino e dove andremo a posizionarlo? Un po' oltre la metà. In poche parole, vedete, questo sarà la collana, qui c'è la chiusura e qui c'è l'altra estremità che è scappata nel frattempo, ok? Quindi noi andremo a metterla un po' oltre, circa a 2/3 della nostra collana, e quindi andiamo a bloccarla qui. Ok? E andiamo quindi a infilare le perle, andiamo a infilare queste perline, i cipollotti, andiamo a inserire i cipollotti, ne metteremo 24 ed ecco fatto, ne ho messi 24 di questi cipollotti. Adesso andiamo a chiudere, a bloccare il tutto, andiamo a infilare un altro schiaccino, sempre che se la faccia, ok, e
Mi raccomando, in questo caso qui non schiacciatelo troppo, ma lasciate un po' labile il tutto, perché andremo a infilare alcune cosine qua. Quindi io direi che possiamo lasciare questo spazio, lo spazio di un'altra perlina. Ecco fatto. Adesso prendiamo il filo di rame e andiamo a tagliare un pezzettino. Questo saranno meno di 10 centimetri, non ci sono problemi. Andiamo a prendere una di queste gocce e andiamo a infilare il nostro filo a metà e lo giriamo su se stesso. Ok, giusto così, 2-3 volte. Adesso prendiamo gli Swarovski di prima, i bicconi Swarovski, e andiamo a infilarli. Adesso apro in due il filo e vado verso la quinta, tra la quinta e la sesta perlina, vado a infilarmi così. Ok. Mi vado, diciamo, a incastrare e anche qui praticamente vado a far girare, come ho fatto prima, perfetto, e adesso, dopo aver fatto un po' di giri e averlo bloccato, andiamo a tagliare il tutto, il pezzo in eccesso. Possiamo tagliare un pezzettino con questo e poi appunto ci aiutiamo a tagliare. Ok. Ok, vedete? Mi aiuto con la pinza e lo piego all'interno, così non si vede praticamente più. E ci ritroviamo così. Adesso ripetiamo l'operazione di prima, quindi riandiamo a tagliare circa 8-10 centimetri di nuovo di filo, riprendiamo la goccia, la andiamo a infilare fino a metà. Ok. La giriamo su se stessa 2-3 volte, ok, così, e andiamo a infilare, in questo caso qui, 6 biconi. E ripetiamo la stessa cosa di prima. Ci spostiamo di altri 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ci andiamo a infilare così, ok, e andiamo a bloccare il tutto. E adesso andiamo a tagliare il pezzo in eccesso. Poi ci aiutiamo con la pinzetta a metterlo meglio. E adesso ne faccio altri due con lo stesso metodo. Ne farò uno un po' più corto e un altro ancora più lungo. Ecco fatto, ho messo appunto quello da 3 con 3 biconi e la goccia, e qua invece ne ho messi 7 di biconi e la goccia. Adesso prendiamo uno schiaccino, inseriamo dentro il filo e andiamo quindi a fare l'asoletta
quindi andiamo a fare schiacciare il tutto. Ok, andiamo a tagliare il pezzettino in eccesso, andiamo quindi a chiudere il tutto e voilà! La nostra collana effetto sangue è praticamente terminata. Sicuramente una volta indossata darà assolutamente un effetto molto più realistico e molto più spaventoso, diciamo così. Comunque io spero che il tutorial vi sia piaciuto e spero che sia tutto chiaro. Come avete potuto vedere, veramente ci sono pochissimi passaggi da fare. Comunque, se qualcosa non fosse chiaro, come al solito potete scrivermi qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, tanti pollicini all'insù, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non perderete nessuna mia news. Io vi lascio, ciao, alla prossima e Happy Halloween!